il Parlamento di Budapest, un trionfo di guglie, cupole e torrette. La mattina del secondo giorno a Budapest, i bimbi vi erano giunti camminando lungo il Danubio, dopo la visita alla Basilica di Santo Stefano, un edificio dalle fattezze non meno monumentali. Siamo arrivati davanti al Parlamento. Sì, adesso andiamo a chiedere udienza. Il Parlamento è l'edificio più grande dell'Ungheria. Così dell'Ungheria? Così c'è scritto. Ah. Anche questo è nuovo, è stato, anche questo l'hanno finito di costruire nel 1902. Tutto nuovo, per forza, è stata bombardata l'Ungheria di brutto brutto. Sì, infatti, è vero. Perciò andiamo adesso se si può visitare. I bimbi aggirarono l'edificio fino a raggiungerne l'ingresso principale riservato agli addetti ai lavori. L'accesso per i visitatori si trovava al piano interrato, ma mancava più di un'ora all'inizio della visita guidata, motivo per cui i bimbi decisero di concedersi una pausa pranzo in pasticceria. Ed ecco il momento di assaggiare una bella torta. Una torta dobos. La tipica torta ungherese. Vabbè, non era uno di quei caffè antichi caratteristici. Ormai di antico, sono solo io di antico. Ma no, ma quelli... Ci sono almeno ancora? Certo che ci sono, no. Ma visto che abbiamo la visita guidata all'1:15, non avevamo tempo di andare a cercare qualcosa di diverso. Più antico, vabbè, questo c'era... Però vabbè, io siccome da una vita che voglio provare sta torta dobos, alla fine ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta, la mia era buona, cioccolato e prugne, era buona. Poi vabbè, li fanno su loro perché c'hanno lì la pasticceria, c'hanno anche il museo del cioccolato internamente che si può visitare, poi niente di che. E niente, continuavano a sfornare vassoi di brioche, di torte, che perciò vuol dire che non è roba industriale che li porta, ma la fanno loro. E comunque è semplicemente una torta a strati di tipo di pan di Spagna con una crema al cioccolato. Esatto. E sopra il caramello. E venne finalmente il momento di ammirare gli interni del Parlamento, che quanto a sontuosità non erano da meno rispetto agli esterni. Dopo il Parlamento, i bimbi iniziarono a fare ritorno all'appartamento,
per prendersi una pausa prima del grande evento di quella sera. Dei ristoranti. Sì, che poi a metà è chiusa perché stanno girando ancora un film. Oggi, nella giornata di oggi, abbiamo già visto tre posti in cui stanno girando un film. In un bar stanno girando scene di un film, fuori da un palazzo abbastanza antico, non lo so, anche lì camion, lampioni, e anche lì stanno girando un film. Tre film oggi, o serie televisive, non lo so, comunque ho capito che Budapest si presta proprio per essere una città cinematografica. Ci troviamo nella via 20 settembre di Budapest. Perché di Bergamo sa cos'è la via 20 settembre. Siamo tornati all'appartamento per riposarci. Per riposarci per quest'altro sprint serale, notturno, serale. Cioè, lo so che è vergognoso il fatto che abbiamo bisogno di riposarci, però. Siamo abituati a camminare in salita, a camminare in piano e fuori la schiena. L'evento di quella sera era una crociera sul Danubio, comprensiva di bevanda a scelta. Di champagne. Cinque. Thank you.
e dopo la crociera si era fatta una certa ora. Non sono grosso. Ci ho indovinato. Quanti? 14. Ah, è vero, questo era il primo che avevamo visto. Ah, questo. Vabbè, ascolta, senti, non voglio sapere. Non voglio scoprire che ho sbagliato tutto. Non ho sbagliato niente, l'ho scelto noi. Siamo entrati nel posto sbagliato perché quello giusto era. Era sbagliato, abbiamo mangiato, abbiamo bevuto, avanti. Mi sta bene, cosa di sbagliato? Magari un altro era più buono. Più buono, che si cerca sempre qualcosa che alla fine poi esiste solo nella nostra testa. Ci siamo bevuti un ottimo Merlot di 14 gradi. Il mangiare sì, non era eccesso, ma no, era buono, cioè nel senso di perché buono, non sappiamo, fine... non abbiamo termini di paragone, esatto, per cui non lo faccio. Questo è piaciuto. Siamo partiti, no, cioè siamo partiti da metà discussione, ma sicuro, cioè la registrazione è partita da metà discussione, quindi i bimbi... È colpa del Merlot di 14 gradi. I bimbi non sanno di cosa stiamo parlando, allora... I bimbi si sono scaldati col vinello. Allora, di cosa stiamo parlando? Che siamo andati a mangiare. Posso parlare? Ah, ok. Allora, io volevo... Oggi volevo mangiare qualcosa di più o meno tipico, per quanto si possa trovare di tipico in un ristorante turistico di città. Il posto che avevo, di cui avevo sentito parlare, letto, era tipo un buco con quattro tavoli, ma veramente quattro, cioè non quattro nel senso che erano pochi, proprio quattro tavoli. E quindi logicamente era pieno. Allora siamo andati in un altro a caso con un che era vuoto. Che era vuoto completamente, con un cameriere cinese. E allora io ho preso il pollo alla paprika, buono, con queste specie di spazzole di come contorno, buono, niente da dire. Tu hai preso il maiale che era un maiale po'... con bacon, patate e peperoni. Oh, come si dice? Ah, salsa leccio. E salsa leccio. Che... buono, tutto buono. Cioè, era una specie di peperonata praticamente. Detta all'italiana. Vabbè, scusa, patate e peperoni al pomodoro. Peperonata. a casa mia è una peperonata. Forse mancano le cipolle, non lo so. No, buono, però se devo fare un'osservazione, il maiale a carne era un po' traniota e asciutta, ecco. Vabbè, comunque no, poi la discussione era sul fatto che usciti dal locale e fatti 20 metri c'era un altro ristorante che vantava cucina tipica ungherese tradizionale, che tra l'altro c'eravamo passati... Cioè, prima di entrare in... abbiamo fatto la via due volte su e giù. E quindi forse noi nella nostra testa avevamo in mente di entrare... Quello lì. Cioè, scartato il primo che era pieno, avevamo in testa di entrare in quest'altro nel quale non siamo entrati perché siamo passati prima davanti a quello in cui siamo entrati. E quindi resta sempre il dubbio che magari quell'altro era meglio, ma magari era peggio, perciò esatto, non lo sapremo mai, quindi vabbè. Vabbè, hai mangiato bene? Io sì, sì. Okay. Io, a me mi piace. Se stanotte non vomiti, promosso. Abbiamo preso queste cose che sembrerebbero una cosa tipica. Con i torcioni si chiamano. No, non credo che si chiami così, li chiamati tu così. Oh, i torcioglioni. Vabbè. Mm.
qua che si chiamano i torcioni. Ma la Nutella sul naso. Mi trovo la Nutella anche nelle braghe qua. Buoni però, eh? Caldi, sì, andiamo a mangiare il pane. Nutella che cola. Che gocciolo. Buono. La mattina del terzo giorno ebbe inizio davanti alle vetrine di un rigattiere del quartiere ebraico. Buongiorno bimbi. Buongiorno, dopo aver fatto la foto. Stamattina abbiamo iniziato la giornata con una bella vetrina. Bella di... No, come si Tananai, dice? Una vetrina di macchine vecchie, fotografiche antiche. Cianfer vari, bicchiere, bamboline, porcellane, insomma, cianfer, come diciamo noi dalle marche. Ci troviamo nel quartiere ebraico e infatti qua dietro c'è la grande sinagoga, che però apre tra mezz'ora. Questa invece è un'altra sinagoga più piccola. Sbaglio, questa è la principessa Sissi, l'amica degli ungheresi. Questo quartiere si chiama per l'appunto Erge Bet Varosh, che vuol dire città di Elisabetta. Adesso provate a dirlo voi quello che ha detto la Clara. Varosh. Varosh vuol dire qua quartiere o città, come il Ferenc Varosh, quello della squadra di calcio, no? Questa è la sinagoga più grande del mondo, no. Al di fuori della città di New York. No, non lo sapevo, non lo sapessi. Io so tutto. Più grande del mondo, giuro, allora sì. Ci stiamo qua una giornata, vediamo. No, non lo so, ma anche questa comunque è nuova, sempre costruita nella seconda metà dell'Ottocento. Thank you.
spettacolare l'immagine delle pagine del libro che si alzano con il vento. Tre fuori di vento, spettacolo, non sembra fatto apposta. Hai visto gli effetti speciali? Sì, allora vabbè, forse siamo stati un po' blasfemi. No. Abbiamo mancato di rispetto. No, prima è successo veramente, io ho fatto la foto che è arrivato i tre fogli di aria e mi ha girato le pagine. Allora mi è piaciuto ricreare, solo che non arriva più il vento. Esatto. E qual è il problema? Perché questo era l'albero della vita dedicato alle vittime dell'Olocausto. Bello. Quindi con tutti i nomi scritti sulle foglie. Nel 1944 qui fu istituito un ghetto ebraico nel quale tutti gli ebrei furono rinchiusi e costretti a rimanere in condizioni di freddo e fame, con massacri, omicidi di massa, bombardamenti, e senza contare tutte le vittime dell'Olocausto. Già. Di cui si conta che ad Auschwitz un ebreo su tre era ungherese. I bimbi erano appena riemersi dal tuffo in quell'oscuro passato e già stavano andando incontro a un passato altrettanto oscuro. Preso il tram per fare una fermata. Due fermate. E adesso stiamo percorrendo, vediamo se ho indovinato. Una via. Sì, ma non una via qualunque. Andrassy Hut, che non so per quale motivo è patrimonio UNESCO. Ah sì? Cioè questa via, questa strada è patrimonio UNESCO. Arriva qualche... No, perché poi quando arrivi in fondo c'è una specie di piazza immensa e con delle robe commemorative, non lo so, qualcosa. GSM Palotta. Qualcosa del genere. Adesso questa qua è la casa del terrore, che non ha niente a che fare con... cioè non è un museo delle torture o qualcosa del genere, ma la sede era il quartier generale della polizia a Avio, che nel periodo del dopoguerra, quando si era instaurato il comunismo, erano quelli incaricati di andare a stanare tutti i dissidenti e torturarli e giustiziarli. E lo facevano in questo edificio. Cioè, questi sono tutti quelli giustiziati praticamente. Ma sì, non lo so. Sì, ovviamente sì, se l'ha messa su questa casa, per forza. Vabbè, non si poteva fotografare all'interno, ma era molto istruttivo con l'audioguida. Sì. Vabbè, insomma, si ripercorre un po' la storia della fase comunista, non so, e la storia non c'è segnato niente, perché stiamo ripetendo gli errori che sono stati fatti negli anni passati, con atrocità e morti e vite innocenti. C'è proprio tutto lo scantinato con la ricostruzione delle celle, delle camere di tortura dei prigionieri. Sì. Cioè, anche se eri innocente, ti dovevano per forza confessare qualcosa e poi ti dovevano condannare. Sì. Addirittura i bambini erano premiati se denunciavano i loro genitori. No, c'era l'obbligo di denunciare i genitori. Delazione. Cioè, era una roba assurda. Cioè. E non parliamo poi di centinaia di persone, ma di centinaia e centinaia di migliaia di persone. Bah, una roba del marcio, Adesso
facciamo un altro salto nel passato, ma in quello bello, in questa caffetteria storica, se riusciamo a entrare però. Ebbene sì, i bimbi riuscirono a entrare nello storico New York Café e a sedersi senza nemmeno aspettare troppo. L'atmosfera era da belle époque e conciliava una raffinata degustazione di cibi e bevande. L'appuntamento è a questo stesso tavolo nel prossimo video.